visto che si parla di settimana europea di Bar Sport e di Champions League, dobbiamo parlare di Juventus e di Napoli. Preferisco prima parlare del Napoli perché è appena finita, l'ho appena vista, quindi riesco a parlare un attimo più lucidamente. Si dice lucidamente, comunque a mente più lucida. Parliamone subito. Allora, sono parecchio contento perché, come sapete, io tifo le italiane. Non vi impongo a voi a tifare le italiane, di fate chi vi pare. Io tifo le italiane perché sono italiano e mi piace di fare Italia. Poi non me ne frega niente degli altri. Lo dico in ogni video perché poi molti sotto scrivono: ma come fai? Cazzi miei. Il Napoli vince e straconvince. Napoli che vince 4-2 con il Benfica. Potrei dire 4-0 se non fosse che il Napoli al 70esimo ha avuto un calo, un blackout, un totale blackout. Vittoria importantissima, vittoria da 10. Anche perché se andiamo a vedere nell'altro match, le due squadre, Besiktas e Dinamo Kiev, hanno pareggiato. Mentre il Napoli ha vinto settimana scorsa, il Napoli ha vinto mentre Besiktas e Benfica avevano pareggiato. Dunque adesso il Napoli, dopo solamente due giornate, si trova già a più 4 sulla seconda. Diciamo che è una cosa favorevole, si vede da una posizione favorevole. Napoli spumeggiante, Napoli che ha giocato veramente molto bene. Questa è una cosa che invidio al Napoli, perché sono sicuro che qualora la Roma iniziasse, cioè capisse come cazzo si gioca a pallone, giocherebbe alla pari del Napoli. E questo mi fa incazzare, perché per me i giocatori ce li abbiamo. Il problema è che Sarri riesce a dare un'impronta al Napoli, che per quanto mi può star sul culo Sarri, è un allenatore che le doti le ha e sono visibili davanti a tutti. Arriva e trasforma chiunque. Poi devo dire che anche la cessione di Higuain un po' ha fatto bene, anzi molto ha fatto bene al Napoli, perché vedo un Napoli più unito, più compatto. Prima palla Higuain e s'abbracciamo, l'ho sempre detto, i napoletani mi insultavano, mi dicevano: ma non è vero, no, noi non siamo Higuain dipendenti. Sì ragazzi, sì, diciamolo adesso, dopo che Higuain l'avete venduto, lo eravate assolutamente. Adesso invece vedo un Napoli un po' più gruppo, più bel gioco. Il Napoli adesso gioca a pallone, il Napoli gioca a pallone, gioca di gruppo, segnano tutti, si divertono. Prima era palla Higuain e speriamo. E comunque il Napoli adesso gioca bene. Con questo non voglio dire che Higuain cioè che la Juve non abbia fatto l'affare con Higuain, semplicemente sto dicendo che anche il Napoli ha fatto l'affare vendendolo a questo punto, perché se devono giocare sempre così, non parlo di oggi ma parlo di sempre, e allora il gioco vale la candela, se così si può dire, se così si dice. Il gioco vale la candela, che detto di merda è? Il gioco vale? Boh, vabbè ragazzi, insomma, ma avete capito più o meno. Koulibaly dietro è veramente un fottutissimo muro, e a questo punto io, ragazzi, mi domando veramente. Allora, la domanda è la seguente: io avevo detto in estate che avrei accettato l'offerta fatta dal Chelsea al Napoli, tipo di 40 milioni per Koulibaly. Però ci sto sinceramente ripensando. Perché? Perché è vero che qua con 40 milioni ci fai tantissimo, ti ci compri anche il mondo, è vero. Però non ti ci compri un Koulibaly. Cioè Koulibaly sono un anno e 9 partite, 8 partite, 8 partite, che delizia, delizia, è un muro. Quindi a questo punto veramente non so quanto veramente convenga venderlo. Cioè un muro, conviene tenerselo. Non capisco perché Sarri odia i nuovi. C'è voluto l'infortunio di Albiol per farci vedere Maximovic. Maximovic, che parliamoci chiaro, io l'avevo detto, poi ora non è che sto andando a criticare, però generalmente mi sembra, poi vabbè non si può giudicare da 60 minuti, 70 quanto ha fatto di partita, però mi è sembrato un giocatore normalissimo. Cioè serviva al Napoli un difensore diciamo come Koulibaly, però avesse trattato un po' meglio forse sarebbe riuscito a strapparlo anche alla metà al Torino, perché per quanto riguarda comunque i prezzi, guardo da Transfermarkt, poi se sbaglia sono cazzi loro, c'è scritto 27 milioni totali netti. 27 milioni totali netti mi parlano un po' troppo, magari può essere che Transfermarkt sbaglia, però comunque mi parlano un pochino troppi. Cioè avreste preso altri difensori oppure avreste potuto trattare con un po' meno soldi. Si vede anche Giaccherini comunque nel finale. Non capisco perché Sarri non vuol far vedere il campo mai a gente come vabbè Maximovic, che oggi è stato messo in campo solamente per l'esigenza, Rog, che non so che faccia abbia sinceramente, non lo so, Diawara, che è venuto a Napoli solamente per non lo so, far strage di fighe nelle piazze di Napoli, e Giaccherini appunto, che oggi si è giocato, è entrato alla fine, è entrato a 9 minuti dalla fine, quindi cioè non è che. Comunque gioca molto bene Hamsik, migliore in campo, male Jorginho. Penso che Jorginho la prossima partita si farà la panchina perché ha fatto veramente male e se Sarri è intelligente, non per nulla però la prossima mette Zielinski in campo, perché Zielinski si sta comportando abbastanza oggi, migliore in campo Zielinski, no scherzo, non ha giocato, a parte questo. Zielinski si sta comportando generalmente bene quando gli viene data l'occasione, purtroppo per lui non parte mai dall'inizio. Stavolta Jorginho ha fatto male, Zielinski non ha visto il campo, la prossima metti Zielinski se sei intelligente. A parte questo, Milik gioca bene, si è mangiato un gol alla Dzeko, cazzo, cioè veramente un gol clamoroso si è mangiato, però comunque fa anche il gol sul rigore, gioca bene. Napoli
Napoli che distrugge il Benfica. C'è da dire che io fossi napoletano sarei un pochino incazzato per gli ultimi due gol, perché dico, cioè ragazzi, come cazzo vincevano 4-0, vincevate 4-0. Ma io dico, ma più che altro non è perché il risultato alla fine non cambia nulla, adesso il Napoli ha più 4, la situazione è diversa, però visto che l'ultima volta il Napoli ha partecipato alla Champions è stato eliminato per un gol, perché differenza reti, ha fatto pari punti con le prime due che se non sbaglio erano Arsenal e Borussia. Il Marsiglia finisce a 0 punti e il Napoli esce per un gol per differenza reti. Non te se strizza un pochino il culo, te se strigne diciamo il culo a pensare che magari se al ritorno, ragazzi, ipoteticamente, spero di no ovviamente, perdi 2-0 con il Benfica, rischi il primato per differenza reti e magari ti tocca beccare il Barcellona, il Bayern, il Real Madrid e chi più ne ha più ne metta. Perché comunque, parliamoci chiaro, per me il Napoli passerà primo, forse farà anche punteggio pieno perché sta giocando benissimo tutte le partite. Però comunque, quando sei su 4-0 non si può non prendere due gol. Come fai a prendere due gol? Manca di che te sbilanci, 4-0 rimani dietro. Jorginho vabbè ha fatto una cazzata, però comunque già che ci stai rimani 4-0, cosa vuoi fare? Basta che giochi la palla, fai passaggi, fai qualche passaggetto tipo a FIFA quando perdi tempo perché vuoi vincere, stai rischiando, fine, finisce lì la cosa. Comunque parliamo anche della Juventus. Juventus che ara anche lei come il Napoli l'avversario in questione era della Dinamo Zagabria, la ara 0-4. Sempre bello vincere su un campo europeo, sempre bello vincere con queste goleade. E molti si sono lamentati dicendo però la Dinamo Zagabria fa cagare. Allora, quello che dico sempre io è questo: che la Dinamo Zagabria fa cagare, lo so anch'io. Che la Dinamo Zagabria per me in Champions non ci dovrebbe stare, lo so anch'io. Poi farò un video a parte per parlare di queste squadrette del cazzo che molti mi dicono no, però il bene, il male, ne parlerò in un video a parte, non c'è tempo. Però quello che voglio dire è il seguente, la cosa che voglio dire è la seguente. La Juventus aveva quella di fronte. Quando il Barcellona vince 6-0, 7-0, 8-0, 12-0, quando il Real Madrid vince 11-0, 14-0, 25, quando il Bayern Monaco vince 78-0, 94-0, olà, Bayern Monaco, che squadrone, il Barcellona che squadrone, Real Madrid che squadrone, la Juventus ha vinto 4-0 fuori casa contro quella che ci aveva di fronte. È la stessa cosa che provo a far capire ai romanisti. Purtroppo queste squadre, cioè è questo il problema di queste squadre. Il problema di queste squadre è che loro non hanno nulla da perdere. Tu hai tutto da perdere, perché come la Roma domani, cioè oggi in realtà, perché questo video lo vedrete poi domani, quindi oggi, perché allora se la Roma oggi non vince fa una figura de merda epocale, se pareggio perde fa una figura de merda epocale, se vince non ha fatto niente, ha fatto il compitino. La Juventus se vinceva con il, infatti ha vinto, se avesse vinto con il la Dinamo avrebbe fatto il compitino, se non avesse vinto sarebbe successo il finimondo. La Juventus ha fatto quello che doveva fare, questa è l'insidia più grande di queste squadre. Cioè il problema è questo, infatti stasera un po' cago sotto, perché dico sì, la Roma è nettamente più forte dell'Astra Giurgiu, poi l'Astra Giurgiu c'ha il presidente in carcere, l'allenatore in carcere, Lazio quella velata in carcere, però comunque ti dice oh, se io vinco ho fatto quello che dovevo fare, cioè cosa volevi fare con l'Astra Giurgiu? Se pareggi o perdi veramente fai una figura de merda che tocca nascondersi per l'eternità. E spero ragazzi che stasera non mi dovete scrivere qui sotto allora ora nasconditi, perché basta, bah, ne la faccio più a soffrire a Roma veramente. A parte questo, mannaggia Pjanic, se fosse stato ancora con noi quel tiro l'avrebbe sparato a un culo, invece proprio a girello lì l'ha messo all'angolino, vaffanti ai Pjanic. A parte questo mi dirai Rosica, sì purtroppo sì, avete tolto un centrocampista forte, Rosio, segna anche Higuain, poi segnano un po' tutti, avevo 3-0 alla bolletta, vaffanculo, stavo per prendere tipo un botto dei sordi, invece mi avete fatto perdere tutto, avevo 3-0, Dybala va a sbloccarsi proprio ieri, gran gol di Dybala a proposito, complimenti anche a lui, sono contento perché generalmente è andata molto bene alle italiane, il Napoli ne fa 4, la Juventus ne fa 4, la Juventus si trova in testa a 4 punti insieme al Siviglia, comunque prima per differenza reti, il Napoli si trova primissima a più 4 sulla seconda, ragazzi, a più 4 sulla seconda, quindi anche applausi al Napoli che fa punteggio pieno. Adesso non bisogna fermarsi, perché comunque sappiamo un po' noi comunque tifosi della Roma, così come tifosi del Napoli, della Fiorentina o della Lazio eccetera eccetera eccetera, che spesso ci addormentiamo sugli allori. Non deve assolutamente fermarsi, me l'ha scritto anche un iscritto su Facebook, me l'ha fatto notare, ho detto sei un po' pessimista, poi invece ho detto no, in effetti un pochino c'ha ragione, perché ad esempio mi ha fatto l'esempio lui di quando il Napoli vinse 3-1 con il Chelsea, sembravano già diciamo passati, perché comunque ovviamente 3-1 è un ottimo risultato, e poi al ritorno perse 4-1 supplementari e uscì, poi il Chelsea vinse la Champions, ma quella è una questione a parte. Quindi non bisogna assolutamente ora demordere, non bisogna, per il Napoli, parlo per il Napoli perché la Juventus lo so che passerà, anche il Napoli passerà, però il Napoli è quello che mi fa pensare un pochino di più, perché comunque so come la pensano, so la mentalità, non siete ancora assolutamente passati, non avete ancora fatto niente, dovete vincerle tutte per passare tranquilli. Pensate che l'ultima volta che siete usciti ne avete vinte 4 e siete usciti, quindi a sto giro almeno 5 per passare primi evita tutte le pippe. Ma voi pensate che sfiga se le italiane passano entrambe prime e il Bayern Monaco passa secondo e la beccate? Che merda.
Comunque speriamo di no. Detto questo, ragazzi, questo video finisce qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente se il video è piaciuto lasciate un mi piace, il video vi ha fatto cagare un dislike. Io vi ringrazio per la visione. Domani uscirà il video della Roma della Stragiurgiu e a seguire anche un breve recap del bar sport di tutte le italiane per quanto riguarda l'Europa League. Io vi ringrazio per la visione. Buon shalala e ci vediamo ad un prossimo video.